civiltà. civica dei Infatti Varesi. io avrei fatto gli scivoli non sulla marciapiede, sulla strada, ma proprio esattamente all'angolo, alla curva della strada, per evitare proprio la doppia fila, perché ho notato che moltissimi automobilisti Sì, in alcuni punti è non così, rispettano, sì, forse è vero. andavano fatti proprio all'angolo, per agevolare sia la salita che per evitare la doppia fila delle auto. Torniamo un momento a parlare dei furbetti del biglietto. Quindi, secondo lei è una soluzione? Il consigliere Pilo ha dato una sua ipotetica soluzione, posto che mi pare di capire, siete entrambi d'accordo che le guardie giurate non risolveranno il problema. Una sua eventuale soluzione quale potrebbe essere? Tornando sempre al discorso iniziale, un fatto di prevenzione, educazione, cultura. Vanno educati i ragazzini dalle scuole elementari, alle scuole medie, al rispetto del diritto di cittadinanza, ad essere cittadini baresi. Poi chiaramente non possiamo militarizzare questa città. I vigilanti sugli autobus, a mio modesto parere, non servono a nulla. Va fatta una campagna di prevenzione, va fatta una campagna di sensibilizzazione, di educazione. Però tra un po' dovrebbe cominciare a funzionare Consentito? l'applicazione sullo smartphone con cui sarà Sì. possibile acquistare I proprio biglietti. dal proprio cellulare il biglietto, quindi magari in questo modo si riuscirà un po' ad Non ovviare al si può problema. studiare un'ipotesi che prima, in maniera un po' disordinata, ho accennato, cioè ridurre i biglietti proprio a costi Sì. bassissimi e il resto Costo sociale. costo sociale sull'intera comunità, che diventa una cosa sotto Si la forma dei potrebbe. tributi, e Si quindi aggiungere potrebbe. una cifra in più, e quindi, perché se c'è da pagare 1,50 euro, è chiaro che uno cerca di 1,5 euro fare il furbo. sull'autobus. Ma se lo porti a 30 centesimi, dico 30 per dire 40, 50, quello che è, insomma una cifra più accessibile e che ti fa sentire meno la soddisfazione di aver fatto il furbo. Ecco, perché fai il furbo su 30 centesimi da imbecille. Prendiamo una Potrebbe telefonata, pronto? essere. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Volevo intervenire in merito appunto a questa argomentazione per quanto riguarda la bigliettazione, Sì. eventuali cittadini che pagherebbero, diciamo, ridistribuendo l'evasione. Ma io pongo un problema oppure un suggerimento, diciamo. Prego. Secondo me andrebbero incentivate, e questo fa parte di un piano di impresa, quale è l'AMTAB, per un piano anti-evasione. Cioè io come cittadino come posso pagare per colui che non paga o che fa l'evasore? Mi sentirei mortificato due volte. In che senso? Primo, che non c'è un servizio di qualità adeguata, e successivamente vado a pagare per chi non paga. Insomma, mi sembra una proposta assurda questa da parte del consigliere Pirro. Per cui progettare e fare in modo di avere un piano anti-evasione da parte dell'azienda, mettendo eventuali dipendenti o farsi carico anche con un piano, Devo rispondere. diciamo, tipo dare incentivazione ai giovani, perché no? Come fanno o se facevano nelle poste, cioè nei momenti critici della stagione, che possa essere l'apertura scolastica, che possa essere su certe linee la questione estiva, porre anche delle assunzioni, diciamo, a termine per fare un piano anti-evasione. Potrebbe essere un'idea, non so. Grazie, grazie per Grazie il suo volentieri. intervento, Guardi, consigliere Pilo. signore, lei ha ragione, ha perfettamente ragione, però forse non sa o dimentica che quando l'AMTAB va in passivo, e sono passivi pesanti, Il è comune lei che paga. paga, perché il comune poi che rimette, azzera il bilancio, e lo fa con i soldi suoi, anche con i soldi suoi. Quindi che ci sia questa partecipazione passiva è inevitabile. Allora cerchiamo di razionalizzarla, fare in modo che quantomeno contribuisca a farci sentire un po' più civili, un po' meno furbetti, e quindi a rieducarci. Perché lei comunque, se la gente non paga, alla fine paga lei. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Senta, volevo fare una segnalazione. Prego. Di fronte all'Istituto Margherita, Sì. dove c'è la farmacia, poi andando verso la chiesa, ce l'ha presente? Sì, più o meno Ah, sì. sempre su quel marciapiede, andando verso la chiesa, fa lo scivolo degli handicappati, Sì. no? Delle carrozzine. Però se vuoi salire, se volete, se si vuole salire sulla chiesa, sul marciapiede della Sì. chiesa,
non c'è lo scivolo. Mm-hmm, perfetto. E c'è anche la sbarra di ferro intorno per non far salire le macchine, non so per che cosa. Ma che poi io trovai il parroco di là e gli feci questa osservazione, che rimasi male perché il parroco mi rispose e disse: se vogliono salire, salissero da dove fanno i funerali, dall'altra parte. Ma scusa, ma un handicappato scende di qua, deve andare in mezzo alla strada per salire da dove entrano i funerali oppure gli sposi. Grazie non mille per il suo intervento. Uno scivolo. Ci andremo entro la fine della settimana prossima, no. Le prometto che andremo con la telecamera a verificare di persona, dopodiché chiederemo noi conto a chi di dovere. Consigliere Monteleone. Io su questo argomento sì, ha ragione, io mi meraviglio che il parroco abbia dato questa risposta. Io non so se sicuramente non so se si riferisce al marciapiede o proprio all'accesso della chiesa, perché se è l'accesso della chiesa spetta alla chiesa a battere credo la barriera architettonica, alla chiesa, se è invece il marciapiede spetta al comune, ci possiamo attivare. Allora, un'altra cosa di cui mi premeva parlare, ieri in giunta comunale per l'ennesima volta è stata rinviata la delibera sul trasporto scolastico, una delibera importantissima anche perché siamo davvero agli sgoccioli, tra un po' la scuola ricomincia, le vacanze estive come si suol dire votano, però è stata rinviata per la seconda volta perché il sindaco era assente. Consigliere. Sì, questo è un argomento scandaloso. Per la seconda volta la giunta rinvia questa delibera importantissima perché ne va del trasporto dei bambini alle scuole e settembre arriva tra un mese e mezzo, siamo già all'inizio del nuovo anno scolastico. La scusa è perché non c'era il sindaco. Ho letto le carte di questa delibera e veramente questa amministrazione di centrosinistra, io di centrosinistra non ci vedo nulla, perché l'assessore Losito, che fa tanto il comunista, ha cominciato ad inserire chi abita a 300 metri dalla scuola non ha diritto, chi abita a 500 metri a scuola elementare non ha diritto, chi abita a 1 chilometro dalla scuola media non ha diritto, chi per propria iniziativa sceglie una scuola lontana dalla propria casa deve pagare la tariffa massima 50 euro al mese. Ma che giunta di centrosinistra è questa? Ma che sussidiarietà? Ma che giunta di centrosinistra? Questa delibera grida lo scandalo. Io farò una battaglia, alzerò delle barricate in consiglio comunale. Veramente questa amministrazione non ha nulla, nulla fa per i cittadini. Consigliere Comunque, Pirro, c'è un po' la sensazione che ci sia un po' di lassismo Costantino, da parte sì, però non dimentichiamo i tagli delle risorse, insomma. Siamo d'accordo, ma cioè, qua non si può tagliare. Scusa Federico, ma sul trasporto dei bambini non si può tagliare. Possiamo tagliare su tutto, ma su determinate cose allora, no. Allora impegniamoci in una battaglia, che determinate risorse vengano spostate da un assessorato all'altro e quindi dare priorità al trasporto nelle scuole. Esattamente. Quindi servono 500.000 euro, dico per no, dire. No, il risparmio è di 200.000 euro. Ma scusate, ancora prima dei fondi, qua che non si riesce a parlarne in giù. Fondamentalmente. Quindi brava, questi 200.000 si prendono da un altro capitolo che può rinunciare a 200.000 euro. Cioè, facciamo questo tipo di battaglia. Certo. Cioè, l'opposizione, io riconosco i diritti dell'opposizione, ci mancherebbe altro. Io perfino concordavo con te sul discorso della monotematica. Sì, sì, sì. Te l'ho detto chiaramente, sì, quindi io non condivido certo modo di fare, proprio nel rapporto dialettico della democrazia. E allora denunciare le cose che non vanno, però anche dare, anche in questo dai una lezione di democrazia, se dici non ti limiti a dire questo fa male, ma dici anche come si può fare per rimediare il problema. In questo guarda troveremo sempre la massima collaborazione, perché là non c'è da aver ragione per forza. Ma non si rinvia due volte la delibera. Hai ragione. Vedremo la prossima volta, la prossima giunta cosa succederà. 080-501-9998 il numero per intervenire in diretta. Un altro argomento importante di cui vorrei conoscere il vostro punto di vista è quello del CARA di Palermo. Dopo l'ultima aggressione in cui purtroppo ha perso la vita un ragazzo curdo, si è cominciato a parlare dell'opportunità di lasciare lì il CARA di Palese. 5 milioni di euro erano già stati destinati per la sua riqualificazione, adesso invece si sta pensando di utilizzarli per spostare il CARA in altri punti. L'assessore Losito ha detto che probabilmente è anche più opportuno spezzettare o comunque dividere tutti questi gruppi perché ci sono troppe persone insieme di troppe etnie diverse.
tra l'altro confliggeva, forse sì, stava dicendo siamo questo, con il progetto dell'ampliamento a spostare dell'aeroporto. Il CARA, perché il progetto di ampliamento dell'aeroporto ci impone di liberare quelle aree. Abbiamo avuto un finanziamento di 5 milioni di ettari, di 5 milioni di euro, dobbiamo individuare un'area di circa 6 ettari per poter individuare la nuova struttura. Io voglio non credere a quello che ho sentito, le voci di corridoio che ho sentito in questi giorni al Comune di Bari, che ho sentito dire utilizziamo l'ex Bonomo, utilizziamo... La proposta è questa? Assolutamente no. Purtroppo, con tutto quello che si può fare per queste persone più sfortunate di noi, l'accoglienza, tutto quello che volete, ma nel centro di una città una struttura del genere non va messa. Va trovata un'area in periferia, un'area diciamo simile a quella che andiamo a liberare nella zona dell'aeroporto. Consigliere Pirro, lei cosa ne pensa di questa ipotesi? Ma però troppo isolata, perché se si va a sbattere non so dove, diventa oggettivamente un campo, Guantanamo, diventa oggettivamente un campo di prigionia, non è possibile. Certo, all'interno della città potrebbe anche avere il vantaggio di favorire un'integrazione civile e del genere. Certo, determinati problemi forse potrebbero anche esasperarsi, esatto. Però non partiamo dal presupposto che fare così è male, fare così invece è bene. Esaminare le situazioni, perché è chiaro, se tu li metti tutti e mille al centro Bonomo, diventa una polveriera nel momento in cui non consenti loro, esatto, di fruire determinate libertà. Se invece vengono dividerli in piccoli gruppi, tenendo conto anche dell'etnia, perché poi non sappiamo da quali storie vengano e quindi possono nascere anche dei conflitti proprio per diversità di etnie. Quindi che significa tutto questo? Esaminarli seriamente i problemi, quindi non vederli come una mandria da spostare da un punto all'altro, ma vederli come esseri umani che vengono spinti da problemi terribili, quindi tenerne conto e non dimenticare, non è un fatto di riprendere vecchie questioni, ma non dimenticare che fino a qualche decennio fa i nostri nonni che andavano su nel nord venivano maltrattati, sì, perché gente ritenuta diversa. Ai meridionali non si fittano le case. Questo quindi è un argomento davvero molto interessante, sì, che andrebbe ovviamente analizzato più a fondo e di cui mi piacerebbe molto sentire anche il punto di vista dei cittadini baresi. Purtroppo per ora non ce la facciamo perché siamo in chiusura, però la mia promessa è quella di cominciare la prossima puntata di Pro e Contro ritornando di nuovo a parlare con del CARA di Palese. Io ringrazio i miei ospiti per essere stati qui con noi, me, ringrazio, grazie, Costantino Montelone, ringrazio Federico Pirro e soprattutto ringrazio voi di averci seguito e di essere intervenuti. Noi ci fermiamo e noi ringraziamo Telebari. No? Noi ci fermiamo e torniamo venerdì prossimo, rimanete con noi.